Gentili telespettatori, ben ritrovati, ben ritrovata anche a Lara Comi. Buongiorno, buongiorno a voi. È sempre un piacere averla con noi. Di solito sempre sorridente, Lara Comi è sempre molto conciliante con i toni pacati. Però, quando bisogna essere pacati, sì. No, non l'abbiamo mai vista arrabbiata, forse in campo quando gioca a calcio. No, sempre fair play, sempre fair play. Però sulla questione maltese è stata molto dura. Sì. Nel senso che io l'ho ascoltata con molta attenzione e mi sono chiesto, non è Lara Comi che sta parlando in questo momento, perché ha detto, mi aspetto da Malta e dal Premier Muscat una risposta, un atteggiamento realmente europeista. È molto arrabbiata per quello che è accaduto, e è accaduto evidentemente per le questioni che hanno interessato Daphne Caruana e la vicenda di Daphne Caruana. La Comi sa usare il bastone e la carota, nel senso che... Però così arrabbiata non l'avevamo vista mai. Quello che è stata la rabbia è più la forza di un dolore di una giornalista che avevamo anche visto qui presso il Parlamento europeo più di una volta, che stava svolgendo il proprio lavoro, e la rabbia era unita anche al ricordo di Falcone Borsellino, cioè sono delle realtà che noi abbiamo vissuto e che non sempre la verità si è trovata. In questo caso Malta sta dimostrando di non avere attenzione particolare per trovare la verità, e quindi è una rabbia doppia, perché anche se un giornalista sta indagando su un atto di corruzione del governo, questo non vuol dire che il governo non debba trovare la verità sulla morte. Senta Comi, ma non c'è un imbarazzo in questa posizione di Malta? Cioè, voglio dire, con tutto rispetto per gli amici maltesi, è evidente che, come dire, la maggioranza dei maltesi è onesta, limpida, anzi ci sono state, come dire, manifestazioni proprio a seguito di questa vicenda, però che si facciano delle cose abbastanza, come dire, bizzarre a Malta. Non penso che sia solo a Malta dove si facciano queste cose, sì, bizzarre. Però lo si sa, no? Cioè, non c'è un imbarazzo da questo punto di vista? Noi abbiamo una commissione sui Panama Papers e anche sui Paradise Papers. L'imbarazzo bisognerebbe chiederlo tipo alla regina Elisabetta, forse. L'imbarazzo bisognerebbe chiederlo a quei big che promuovono la legalità e sono anche portatori naturalmente della rappresentanza di un paese come la regina Elisabetta, e poi li vediamo lì nell'elenco. Insomma, una soluzione va trovata, insomma, questa piccola deve isola. Deve essere trovata e soprattutto deve uscire la verità. Il presidente Tajani è stato, come dire, nella cerimonia di intitolazione della sala stampa qui al Parlamento europeo a Strasburgo, molto duro. È stato anche un momento molto toccante, la presenza dei figli, del marito di Daphne Caruana. Noi la presenza dei figli e del marito l'avevamo già vissuta la scorsa plenaria, quindi ben venga che questo episodio molto negativo non finisca quando finisce l'aspetto mediatico, ma invece continui sempre in modo vivo. Senta, lei è stata purtroppo negativamente protagonista della famosa vicenda, purtroppo, dello stalker, che poi è stato, come dire, assicurato alla giustizia, però di lì, come dire, stranamente, perché non è passato molto tempo, quella vicenda, e poi torneremo adesso nell'immediato, se ne parlava sempre molto poco, anche per le poche denunce delle donne, come dire, stalkerate. Poi è accaduto, come dire, il vaso di Pandora delle varie vicende del cinema. Sì, ecco, io dividerei un po' l'aspetto, sì. Nel senso che tante donne, io in primis non avevo denunciato subito, perché la persona che è stata arrestata non è il primo problema di stalking che ho avuto, ne ho avuti altri, ma lì è stata colpa mia. Questo evidentemente, come dire, non è una bella notizia. No, però io sulla mia vita privata... Che noi uomini dobbiamo chiedere scusa, no? Non tutti gli uomini, secondo me tutti, chi invece ha fatto questo, sì, però ad esempio il mio stalker che ora è in galera ha detto che non è pentito di quello che ha fatto, quindi c'è un problema effettivamente culturale che va so che sta ricevendo delle lettere di... Io vorrei conoscerle, queste donne che scrivono le lettere a un personaggio del genere, però per carità, se lo prendano pure come pacchetto all'inclusive. Invece per quanto riguarda il problema della denuncia, è un problema che io stesso ho vissuto. Nel primo caso, ad esempio, di stalking, io ho denunciato dopo 2 anni perché sottovalutavo il problema. Invece in quest'altro, o perlomeno credeva che quella persona in qualche modo... Io ho tentato tutti i modi per dire basta, fermati, non andiamo a denunciare, tutto, c'è stato bisogno di un ammonimento e poi si è fermato, fortunatamente nel primo caso. Nel secondo invece no, è andato talmente avanti che è passato all'arresto. La scorta che io che ho, la tutela che ho in Italia, che non ho naturalmente a Bruxelles e a Strasburgo, non è dovuta per lo stalking. Ecco, questo è un passaggio che tanti le mi posso chiedono. Posso chiedere se si sente cambiata dopo questa vicenda? Sì, molto, sì. Molto più diffidente. Ho riacquistato un po' di serenità nel momento in cui lui è in carcere.
perché comunque la tutela che io ho è in Italia ed è una tutela non dovuta a motivi di stalking, quindi la mia serenità già era un po' colpita da minacce di morte e da tutto il resto. Quella battaglia che sto facendo adesso a livello europeo, ieri ho incontrato il commissario Avramopoulos, ho parlato anche con il collega González Pons, che è il nostro responsabile per i diritti umani, è di far inserire all'interno del sistema europeo di sicurezza anche tutte quelle persone che sono state denunciate per stalking, perché non è inserito. Fra l'altro mi sembra che a seguito di accuse e di condanne, se qualche persona poteva essere in condizioni di pagare, si stralciava addirittura. Come dire, questa è una cosa assurda. Allora, è una vergogna del governo Gentiloni. Nel momento in cui, ad esempio, si depenalizza il reato di stalking, trasformandolo come un risarcimento economico, vuol dire non capire e sottovalutare il problema dello stalking. Cioè, una donna che subisce una violenza, non sempre fisica, ma psicologica, che a volte è anche più invasiva, non c'è prezzo, non ha un prezzo. E che poi il sottosegretario Boschi utilizzi uno spot per dire abbiamo presentato l'emendamento, ma non poteva vederlo prima, essendo in Consiglio dei Ministri che il ministro Orlando stava procedendo in questa dinamica. Io da una donna non me l'aspetto la sottovalutazione di questo problema, a maggior ragione. Senta, ho due domande da farle molto velocemente. Ha visto Katainen? Che le ha detto? Possiamo sapere che cosa le ha sussurrato alle orecchie? No, evidentemente è qualcosa che immagino sia in un'accusa abbastanza forte sulla verità del bilancio italiano. Allora, detto qualcosa? Io ho sempre collaborato molto bene con Katainen, partendo anche dal Fondo Garanzia Giovani, quindi in modo... Non è telelavoro. L'ha detto lei, no? Che non è telelavoro, non è lavoro. No, non è telelavoro, anzi lo smart working non è a maggior ragione, no, non è telelavoro, però Katainen ha sempre puntato, lui stesso essendo giovane, essendo stato anche un giovane primo ministro, sull'occupazione giovanile, dando soldi ai giovani. Però in segreto, che lei ha detto? E questo rimane un segreto, sennò non sarebbe segreto. No, però sul bilancio. Però detto questo, quel messaggio importante che Katainen ha lanciato è quello di dire la verità agli italiani, sui conti italiani. Cioè, dato che sono soldi nostri, è bene sapere come sono gestiti e quali sono i problemi che stanno. Non c'è un concetto di austerity, attenzione, qui non siamo a parlare bisogna rispettare i parametri, bisogna dare più soldi all'Europa, meno soldi all'Europa. Il concetto è come italiana, ma io in primis voglio sapere qual è la situazione reale in cui sta il mio paese. Allora, ci diamo appuntamento per una nuova trasmissione 724 Europa, perché c'è una massa di denaro sul digitale investito in questi anni, mi sembra quasi 6 miliardi di euro. E li aumenteremo sempre di più. Risultati sperando... zero. Ecco, questo è il problema italiano. Nel senso però 6 miliardi non è che si possono regalare così. Allora, ci sono dei fondi strutturali di coesione che vengono dati e a volte non spesi, e poi ci sono molte imprese, anche italiane, che stanno chiedendo fondi e loro li spendono bene. Allora, ne parleremo nella prossima puntata. Grazie alla Racomi, grazie buona giornata e buon lavoro. Anche a voi. Grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito di nuovo da Strasburgo. Arrivederci.